E parliamo di nuovo di Uber. Buonasera, oggi voglio parlare di nuovo di Uber, o perlomeno vi voglio far ascoltare una registrazione proveniente dall'Uber, proprio come la potreste ascoltare voi in casa vostra dal vostro impianto. Per far questo ho praticamente attaccato l'Uber, l'uscita dell'Uber, a un ingresso audio digitale e ho digitalizzato la forma d'onda, diciamo il brano, per poterlo registrare in maniera, diciamo, buona e potervelo far riascoltare. Ovviamente sarà un brano di YouTube, di quelli senza copyright, sennò ci cassano tutto. E niente, andiamo subito a vedere come. Ed ecco qua come ho concepito la cosa. Allora, ho preso un nastro, l'ho messo sulle bobine nuove che ho costruito in alluminio, molto belle, anzi se poi vi interessano fatemi sapere, apposta col diametro giusto per l'ore, che sono 13 cm, e l'ho così posto. Ho montato la cuffia sulle uscite audio DIN, eccole qua, anzi no, punto linea, scusatemi, una qui, destro, sinistro, e l'ho portata alla mia cuffia, eccola qua. Poi ho preso le uscite che fanno anche da ingresso sull'Uber, quindi praticamente si può sia ascoltare che registrare su questi ingressi. La differenza qual è? Che questo è un ingresso preamplificato, quindi anche con un segnale piccolo si ottiene un grosso segnale. Questo invece è un ingresso linea tradizionale, che però funziona anche da uscita. Quindi ho montato sulle due uscite il cavettino e sono entrato dentro il nostro DAC. Il nostro DAC, ho utilizzato l'Evofono DAC di M2Tech, che riesce ad arrivare fino a 384 kHz di campionamento, ok? Quindi fa anche DSD. E come ultimo, non so se si vede, ve lo faccio vedere così, ho usato un software che si chiama Audacity per praticamente acquisire l'audio che proviene dalla macchina, ok? Qui ho messo, basta mettere in play così, parte e lei inizia a riprodurre. Qui c'è la sua lampadina. Come vedete sul preview del microfono ottengo il risultato, ok? Lui ora sta campionando in PCM a 44.100, eccolo qua, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vediamo un po'. Eccolo qua, 44.100. Su bellino, su, sì, comunque si intravede perché attualmente Audacity è messo a 44.100. Eccolo là, vediamo un po' se lo impostiamo a qualcosa di più si riesce a portarlo più alto. 384, ok, ce l'ho fatta. Qui è impostato a 384, il microfono sta funzionando, eccolo qua, e sta riproducendo, ok? E questo è il campionamento in ingresso, 384 kHz, ok? PCM. A questo punto facciamo l'acquisizione del nostro audio e ascolterete praticamente l'audio effettivamente come ha registrato l'Uber, come ha registrato con questa frequenza di campionamento. E niente, vi auguro buon ascolto e trarrete voi le giuste, diciamo, considerazioni su
sulla qualità di questo UR e come riproduce lo stesso quando è perfettamente funzionante. Bene, e anche questo breve video finisce qui, spero di non avervi annoiato più di tanto e alla prossima!